il meeting di Rimini su Telepace 3. Mercoledì 19 agosto alle 9 alle 21.15 verrà riproposto l'incontro inaugurale della 41esima edizione del meeting con l'introduzione di Bernard Schulz, presidente della Fondazione Meeting, e di Mario Draghi, già presidente della BCE. Alle 10.15 alle 22.30, là dove lo sguardo palpita, percorso di tanti artisti del nostro tempo, segnato dal desiderio di sperimentare un oltre, con Giuseppe Frangi, presidente dell'Associazione Giovanni Testori, e l'introduzione di Letizia Bardazzi, presidente dell'Associazione Italiana Centri Culturali. Alle 11.30 e alle 23.45, cura e salute, i modelli organizzativi nella sanità del futuro, al centro dell'incontro con Fernanda Bastiani, medico di famiglia e segretario provinciale SIMG di Parma, Giorgio Moretti, amministratore delegato di Dedalus, Marco Trivelli, direttore generale Welfare Lombardia, Ciro Ferdoliva, direttore ASL 1 di Napoli. Alle 12.45, prossimo episodio tra 3, 2, 1, alla scoperta del mondo delle serie TV e del loro successo mondiale, con l'attore Luca Argentero, lo sceneggiatore Francesco Arlanc e la produttrice Laura Cotta Ramosino. Alle 14, la rigenerazione urbana, dibattito sul futuro delle nostre città, con l'intervento, tra gli altri, di Marco Bucci, sindaco di Genova. Alle 15.15, essere fatti come un prodigio, la meraviglia dell'interdipendenza, incontro con Scott Gilbert, biologo di fama mondiale e storico della scienza, che parlerà della molteplicità delle forme di vita sulla Terra e della creatività insita nei processi evolutivi. Alle 16.30, pandemia 2020, da dove si ricomincia? Talk show live a cura della Fondazione per la Sussidiarietà. Tra i presenti, Marco Abadessa, amministratore delegato Ines, Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati. Alle 17.45, l'abbraccio verso una cultura dell'incontro, presentazione del libro di Michel Azurmendi, filosofo, antropologo e scrittore, intervistato da Fernando Tejaro. Alle 19, Il sogno di un uomo ridicolo di Fedor Dostoevskij, adattamento a cura di Fausto Malcovati e Mario Sala.